Aggiornamento delle notizie di Senigallia Web TV di oggi, martedì 6 di giugno. I carabinieri di Senigallia hanno arrestato due persone per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un 32enne albanese residente a Senigallia e un 30enne di Barbara. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati in totale circa 47 grammi di cocaina. Entrambi sono stati associati alla casa circondariale di Ancona Montacuto a disposizione della Procura della Repubblica di Ancona. Ancora cronaca, pirata della strada investe una donna che attraversa la strada in via dell'Industria a Corinaldo e non si ferma a prestare soccorso. L'incidente è avvenuto domenica sera intorno alle 21. La donna ha riportato ferite non gravi, guaribili in 30 giorni, ma il conducente dell'auto non ha soccorso la ferita e si è dato alla fuga in direzione della provincia di Pesaro. Sulla vicenda indaga la Polizia Stradale di Fabriano e di Ancona. Come ogni anno, dal 15 giugno al 15 di settembre a Senigallia sarà attivo il servizio di assistenza medica domiciliare e ambulatoriale rivolto ai turisti che trascorreranno le vacanze sulla spiaggia di Velluto, organizzato dall'area vasta numero 2, distretto di Senigallia. Il servizio si svolgerà in due postazioni, una sul lungomare Alighieri e l'altra sul lungomare di Ponente, via della Darsena, parcheggio ex Itacementi. Cambiamo pagina. Dopo aver dato ai fan i numeri della fortuna, ovvero dal 29 di luglio al 6 di agosto, con 3 giorni di prefestival, 26, 27 e 28 luglio, che quest'anno sarà molto più esteso nella programmazione, il Summer Jamboree, festival internazionale di musica e cultura dell'America anni 40 e 50, annuncia i nomi dei 3 Big USA, ospiti dell'edizione numero 18. Tra le novità, sicuramente la durata del festival, che quest'anno, incluso il pre-festival, inizierà il 26 luglio e terminerà domenica 6 agosto, quindi 12 giorni di festival. Abbiamo presentato appena adesso i 3 Big dell'epoca, perché poi in realtà di Big ce ne sono tantissimi, questi sono quelli dell'epoca, quelli che c'erano all'epoca, e sono Roy Gaines, che suonerà il 28 luglio nel palco del Foro Anorario. Il 29 luglio ci sarà Chris Montez e a seguire domenica 30 luglio i Bell Satins, tutti artisti provenienti dagli Stati Uniti. Roy Gaines, famosissimo chitarrista, anche famoso per essere stato il chitarrista di Billie Holiday, soprattutto nelle sue performance televisive. Chris Montez, un cantante conosciutissimo, praticamente quello che ha accompagnato il rock and roll dalla fine degli anni 50 all'inizio degli anni 60, quando poi è incominciato a cambiare tutto. Chris Montez, che ha avuto come band supporter niente proprio di meno che i Beatles, quello di Do You Wanna Dance, che ha milioni e milioni di visualizzazioni su YouTube, per unire, no, il passato al presente. E poi gli altri che abbiamo citato, i Bell Satins, che sono stati dopo i Belmonts, la band ufficiale di Dion, è una band proveniente da New York, una band di doo-wop, e pensate, per la prima volta in Europa. Lo sport, i pluricampioni regionali Filippo Moroni e Federica Grilli del Team Roller Senigallia rappresenteranno la Regione Marche alla finale del Trofeo Nazionale CONI che si terrà a Senigallia a settembre prossimo. Sentiamo. Un'altra nuova impresa della nostra associazione Team Roller Senigallia, con questi due ragazzi eccezionali, già pluricampioni regionali, e parlo di Federica Grilli e Filippo Moroni, che si sono qualificati per rappresentare la Regione Marche nel trofeo CONI nazionale. In più, bellissima cosa, si disputerà a settembre proprio a Senigallia. È una grande soddisfazione se si pensa che solo 4 atleti della Regione Marche rappresenteranno la Regione, e di questi 4, 2 sono di Senigallia e 2 sono miei ragazzi. Non so che dire, ecco. È una soddisfazione nuova, bella. Se poi si pensa che ne abbiamo presentati solo 2 e 2 sono nella rappresentativa marchigiana, è tutto dire in questo sport. Le condizioni del tempo di mercoledì 7 sulle Marche: cielo possibile, una iniziale prevalente nuvolosità, divenire poi più irregolare fino alle ore centrali della giornata. Le precipitazioni previste nel corso del pomeriggio, i venti prevalenti sud-occidentali con punte moderate sull'entroterra, le temperature, poche variazioni nei valori estremi, in calo dalla sera. Previsioni elaborate da Assam. Grazie per averci seguito, anche per oggi è tutto. A domani.